Hello children, I'm teacher Deborah, welcome back. Today we start a new unit, unit 5, so please open your books at page 60 and 61. In this unit we will learn about times, impareremo il tempo, what's the time, che ora è, and meal, about meal, che cosa vuol dire? Il pasto, i pasti, the main meal. The main meals sono i pasti principali della giornata. So we will talk about breakfast, la colazione, lunch, pranzo, and dinner, dinner time, e la cena. Vedete, ascolteremo Harry che ci parla un po' della sua giornata e i pasti che lo accompagnano. Ovviamente we are talking about an English boy, perciò la cucina è tipica e le cose che mangiano sono ovviamente adattate alla cucina inglese. So, please listen. Listening 30. Listen and read. Hello, I'm Harry. This is my project about meals. I have cereal and milk for breakfast. On Sundays, my family has a cooked breakfast with eggs, bacon, and sausages. I have lunch at school in the canteen with my friends. Sometimes I have a packed lunch. I have dinner with my family at 7 o'clock. Okay. Let's have a look at these sentences. I have cereal and milk for breakfast. Per la colazione, vedete, questa è abbastanza simile anche a una colazione italiana, cereali e latte. And orange juice, I can see here. Look at this picture. On Sundays, con la S finale, vuol dire le domeniche, my family has a cooked breakfast with eggs, bacon and sausages. La famiglia di Harry cucina una colazione. This is a traditional English breakfast. Questa è proprio quella tradizionale. Noi non l'abbiamo. Eggs, uova, bacon, pancetta, roasted bacon, di solito sempre arrostita, and sausages, salsicce. A volte aggiungono anche mushrooms, dei funghi, a volte anche dei baked beans, dei fagiolini con un po' di tomato sauce, eccetera. Proprio, it's a very, very... Big breakfast, but only on Sundays, not every day, ovviamente. In this picture, I have lunch at school in the canteen with my friends. Canteen, cosa sarebbe? La mensa scolastica, vedete? Sono tutti, they are wearing the school uniforms, i suoi compagni, and they are having their lunch together. Sometimes I have a packed lunch, vuol dire che a volte lui può portare anche il pasto, vedete, trasportato così in a packed lunch, cioè nella sua scatolina, ok? Ultima, I have dinner with my family at 7 o'clock. Ecco, questo è l'orario, addirittura qui vedete, have a look at this clock. Ovviamente già sarebbe un po' tardi, they have dinner, English have dinner usually, among 6 and 7 o'clock, allora tra le 6 e le 7. Bene. Now, read the questions and try to answer. Vediamo se riusciamo a rispondere insieme. Risponderete qui, take your pencil e cercate di farlo nella maniera un po' più corta possibile. Cercate di scrivere anche qua sotto se non vi resta abbastanza spazio. 1. What food can you see? Possiamo farla anche a voce la prossima volta che ci sentiamo, comunque mi potrete dire cereal, I can see cereal, I can see sausages, I can see eggs, potatoes potrebbero essere, sandwich, grapes, salad, etc. What drinks can you see? Ok, now we are talking about drinks, le bibite, water, I can see orange juice, milk, coffee, and this is water too. And where is Harry at lunch? Dove si trova? Where is? Harry is in the school canteen or in the canteen, ok? Bene. Now,
Page 61. Listen and point. This is a very long table, can you see? And this is a banquet, un vero banchetto with it's plenty of food and drinks on the table. Ascoltiamo, allora, listen and point, ascoltiamo i cibi, cerchiamo di impararli. Jam, toast, biscuits, pastries, cereal, meat, potatoes, pineapple. Ok, listen and then repeat. Listening 31. Listen and point. Pineapple. Meat. Potatoes. Toast. Biscuits. Jam. Pastries. Cereal. Potatoes. Toast. Biscuits. Pineapple. Pastries. Meat. Jam. Cereal. Ok, allora, guardiamo insieme. What's number one? This is pineapple, so please copy the word pineapple in this space. Two. What are these? Ok, vediamo un po' meglio che... Allora, this is meat. Questa è la carne, vedete? Ok. What's number three? Anche qui, ingrandito, queste potrebbero essere delle potatoes, vero? Direi di sì. Number 4, ecco qua una bella porzione di toast, ok, ci spostiamo un po' più in qua. Number 5, andiamo da questa parte, ecco, qual è la differenza? These are biscuits, questi sono dei biscotti, anche se sono un po' particolari, mentre il number 7 sono, vedete, pastries, sono dei pasticcini, c'è una differenza tra biscotti, allora biscuits, pastries, va bene? E number 8, abbiamo il tavolo dei cereals, vedete, sono cereali, ok? Per cui cereal anche al singolare. Ok, now repeat, l'ascoltiamo ancora una volta perché alcune pronunce sono un po' particolari. So please, listen and repeat. Listening 32. Repeat. Pineapple. Meat. Potatoes. Toast. Biscuits. Jam. Pastries. Cereal. Molto bene. Now, listen to Rachel and Bertie. Listen and repeat. They are having a dialogue together. Loro parlano e si chiedono qualche cosa. Ok? Sempre queste domande sono riguardanti i propri gusti personali. So, what do you prefer? What do you like? Ok, listen. Listening 33. Listen and repeat. Do you like jam? Yes, I do. Do you like pineapple? No, I don't. Ok, scopriremo che a Bertie piacciono veramente poche cose. Allora, now turn the page. Page 62. Ecco qui che vedrete molto dei gusti di Bertie, che è abbastanza un po' ristretto, diciamo. Non gli piacciono tante cose. Si intitola The Castle Banquet. Listen and read. Please look at the Treetop's Kingdom and tell me in our video lesson. You have to tell me where's the story. Okay? So listen to the story now.
Listening 34. Listen and read. The Castle Banquet. Hello, Rachel. Hi, Bertie. It's a super breakfast banquet. Yes, but I don't like meat and potatoes for breakfast. Oh, what about cereal and milk? Yuck! I hate milk! Pineapple? No! What do you have for breakfast, Rachel? I have toast with jam. Do you like jam? Yes. Okay, this is a very nice story. And this is a strawberry jam, potete vedere. Ok, finally Bertie likes something. Finalmente gli piace qualcosa, ma è accaduto durante un incidente, altrimenti non l'avrebbe mai probabilmente assaggiata. Allora, durante la nostra video lezione live, bambini, vi sentirò leggere e ascolteremo e cercheremo di analizzare bene la storia. Mi raccomando, questa domanda, what do you have for breakfast, che è riportata anche qui a piedi pagina, vedete? I have, si risponde, toast with jam. Che cosa mangi per colazione? Io mangio toast con marmellata. Ok? Bene, ci faremo delle domande, delle risposte e intanto ci concentreremo su questo pasto della giornata, il primo pasto principale. Ok, for today it's enough. For me, that's it. So I say you goodbye and see you on our next video lesson. Bye bye!